Darmian alza in direzione di Caruso che tocca e c'è il vantaggio della Juve, è buono, subito in vantaggio le bianconere con il gol di Arianna Caruso, il primo per lei in UEFA Women's Champions League. Buonasera, buonasera, in area di rigore, prova a rimarci ancora, buonasera, è tutto buono, palla per la Juve, buonasera, c'è Caruso che si fa vedere, la conclusione di buonasera, il 5-0. Per Zamanian, è aperta questa volta la difesa delle Kamenica Sasa, la conclusione di Zamanian, ha preso la mira, ha messo il mirino e non ha sbagliato, 7-0 il gol di Zamanian. Caruso, Caruso, in area di rigore, Caruso! Eccola, stavolta niente, si mette tra lei e la tripletta. Boatin, pallone in area per Nilden, il pallone dentro per Taskova! 10-0! In area di rigore, buonasera, il cross con il mancino verso Bonfantini, gol all'esordio anche ufficiale per Bonfantini, sono 12 l'assist di buonasera, la chiusura di Bonfantini al 92esimo minuto. Però Magnan senza problemi fa ripartire subito l'azione con Irinen, la velocità di buonasera dall'altra parte, chiama palla, gran voce Caruso, il pallone è lungo proprio a cercare Arianna Caruso, può arrivare sulla sfera Caruso, la mette dentro con il mancino, buonasera, buonasera, buonasera! Guarda buonasera, prova a servire al numero 11 che controlla il pallone. Ok, buonasera, la sterzata in area di rigore. Buonasera, tiene lì la palla, ce l'ha sul sinistro. Va dentro da Girelli. Girelli, Girelli, Girelli! 3-0, Cristiana Girelli! Staskova si butta dentro Urtig. C'è Girelli larga. Il pallone per Urtig. Urtig in area di rigore. Urtig con il mancino! La chiude la Juve. Il poker. Lina Urtig. Riad ritorna con il gol. Ritorna chiudendo una partita importantissima. Juve che ha già battuto con Irinen. Il cross in mezzo verso Girelli di testa! Il vantaggio della Juve, chi se non lei, Cristiana Girelli al 12esimo minuto con la specialità della casa. E c'è l'autorete, c'è l'autorete, è il 2-0 della Juve con il cross perfetto in mezzo di Cernoia, non l'hanno trovato il pallone dei bianconeri, l'ha trovato invece la giocatrice del Vlasnia. Il traversone di Lundorf, palla allontanata sui piedi di Bonfantini, in area Bonfantini, Bonfantini cerca lo spazio, Bonfantini va dentro e c'è il gol della Juve. Il vantaggio della Juve, ha colpito Caruso, è stata lei a inserirsi centralmente e a trovare il gol dell'1-0 al 36esimo minuto. Rosucci, mezzo per
Cernoia, arma il mancino, la conclusione di Cernoia! Potenza e precisione al minuto 71, la Juve è sul 3-0. Il cross è morbido per l'inserimento di Bonansea! 1-1, un colpo di genio di Lisa Boattin, l'inserimento perfetto di Barbara Bonansea. Dentro per Girelli, occhio a Girelli in area di rigore, Girelli, il mancino di Girelli! 1-0 per la Juve, la firma di Cristiano Girelli che sblocca la partita. Staskova protegge palla, riesce a girarsi qui Staskova, va forte in mezzo, Girelli, Girelli! 2-2, Cristiano Girelli al posto giusto, al momento giusto, con l'istinto dei grandi attaccanti. Rosucci qui recupera un gran pallone dopo il lavoro di Caruso. Girelli, il cross dentro, palla che passa per Hurtig! La Juve è in vantaggio in Germania sul cross di Girelli. La deviazione vincente al 53esimo minuto. Si fa vedere Bonansea servita. Lo scatto di Bonansea, uno degli ultimi della sua partita, con tutte le energie, con le ultime energie, con l'ultima forza. Il tocco dentro per Staskova, in area. Staskova, 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 Staskova! La chiusa la Juve al 93esimo minuto. Batte subito la Juve con il pallone per Bonansea, il cross dentro verso Girelli, la palla per Hurtig! Il vantaggio della Juve al 12esimo minuto, l'hanno sbloccata le bianconere con la conclusione sul secondo palo. Parte Cristiano Girelli e non sbaglia mai quando conta! Ancora Girelli contro Pereira. Parte Girelli! Ancora una volta in gol, ancora una volta non sbaglia. 3-0 per la Juve. Palla buona per Bonfantini. Bonfantini che si invola in due su di lei. Bonfantini, Bonfantini! 4-0 per la Juve, il punto esclamativo con un'azione straordinaria di Bonfantini che ha seminato avversarie come fossero birilli e poi ha calato il poker, il punto esclamativo su una grande partita della Juve.